ispirazione da quello che avete detto tutti e copio. No, allora intanto volevo riprendere le parole che, ha detto Edoardo su Borsellino, che ha detto la selezione la deve fare la società e che i politici sono espressioni della società. E allora adesso, no, che noi facciamo politica, siamo tenuti a fare questo, siamo tenuti a esprimere dei politici migliori di quelli che abbiamo. La nostra selezione la dobbiamo fare esprimendo persone che esprimono valori migliori. Allora, noi fino ad ora, e qui culturalmente abbiamo questo condizionamento, siamo affascinati dalla persona di potere, dalla persona furba, dalla persona che ti fa credere che è il privilegio la scala di valori, no? Cioè, i politici che abbiamo avuto fino adesso sono espressione di un certo modello. Allora, noi dobbiamo incidere, siamo in pochi, però dobbiamo incidere su questo modello. Quindi chi è furbo non potrà che produrre esattamente quello che abbiamo fino ad adesso. Chi vota con ignoranza, quindi non viene imposto, si legge le istruzioni del telefonino ma non si legge cosa è stato votato in Parlamento, avrà un politico che vale un po' meno di un telefonino, secondo me, rappresentato da Parlamento. Allora, l'informazione, la consapevolezza, il fatto che il furbo non funziona. Funziona per se stesso, ma per te il furbo non funziona. Il furbo sarà quello che ti fregherà. L'uomo di potere che mette davanti il potere, davanti all'interesse dei cittadini, userà il potere per quello. Invece la persona che riesce a avere una posizione, quella che vogliamo noi, di rete, di orizzontalità, di collaborazione, di ascolto, di scambio, quella probabilmente, quella persona lì, che non è leader, che non è furbo, sarà forse l'espressione più vicina alla tua normalità. Allora cominciamo, io voglio dire, mi sono avvicinata, questo per ritornare alle origini, mi sono avvicinata tramite il blog di Grillo, devo dire, e poi ho cercato persone che a Napoli portavano avanti queste idee e quando le ho trovate le ho ammirate, perché appunto facevano poche chiacchiere e tanti fatti, si occupavano di acqua, di rifiuti, ma lo facevano con un'orizzontalità che era affascinante, cioè con la capacità di farti sentire intanto che tu facevi parte di loro e che non è che loro erano un direttivo e tu venivi. Per cui mi veniva la voglia di mettermi a servizio di queste persone. No, io infatti quello che ho sempre considerato il movimento è come una famiglia, e non lo dico perché ci sono qua delle persone che fanno parte del movimento, perché io veramente mi sento in una famiglia, voluto bene, anche nei miei momenti difficili comunque ci sono persone che io considero amiche, cioè come i miei familiari, cioè questo qui è un grande gruppo per quanto riguarda Castellammare, poi più grande a livello campano, è sempre stato così. Questa è la grande cosa. Naturalmente cerchiamo di andare avanti in questi anni di scusate se non c'ho voce sempre. Cerchiamo di andare. Non lo so. Castellammare, il più grande gruppo della casa. No, il più grande. No, scusa, io sto italiano, è stato il grande. No. Però, nel politico non sono quanto politici. Però questa è una cosa che ci tengo anche per fare un raccordo con voi. No, non è fatto di dimensioni, però questa è una piccola rivoluzione, secondo me, antropologica. Perché soprattutto in questa zona, Ottaviano, Piazzolla. C'è il famosissimo professore Cimino, che noi citiamo spesso, una persona molto erudita della nostra zona, coltissima, parlandoci alcune volte degli incontri pubblici di carattere culturale, c'era anche di noi, e lui diceva che questa zona è sempre stata una delle zone che ha creato le più potenti e peggiori forme di organizzazione camorristica, in competizione con quelle di Napoli. Wow. Perché dico questa cosa? Perché
in un certo senso, quando ci il territorio arrivi in un'età in cui non ha più senso che tu resti in famiglia, hai bisogno di luoghi fuori della tua famiglia in cui tu ti realizzi. Effettivamente, che i gruppi politici funzionino così è un grandissimo antidoto alla formazione dei gruppi camorristici, delle tentazioni camorristiche. Perché io, perché lo dico adesso? Perché vedete, mo c'è stata una battuta, c'è stato uno scherzo, è una cosa antitelevisiva, antipropagandistica, non è che mi viene voglia di votare, no, però non c'è una riunione da quando ci sto fino adesso e non ci sia un'interruzione combattuta o spottò. Cioè, vuol dire, e che significa? Significa proprio questo, cioè che sia innanzitutto un gruppo di persone che si parla in faccia e si ride in faccia. Poi il risultato politico verrà dopo, ma se non c'è questa base di franchezza reciproca non si è mai fatto niente. Io questa cosa la sottolineo molto, perché se venite qui con una ansia di delega, voi due, tre persone nuove che vedo, due o tre siete, lo so. Non è questo, anzi, questo è uno spirito di appartenenza in cui c'è anche la comicità, c'è anche il ridere, e non è perché c'è un comico, è proprio perché ma è la leggerezza, cioè la leggerezza, non prendersi troppo sul serio, e quella è una garanzia di onestà e di lealtà. Sì, cioè siamo intrappolati in un modello in cui sembra che poi dopo, una volta uscito di casa tua, se fai la politica devi stare serio, devi lavorare, se fai il lavoro devi stare serio, devi lavorare, luoghi dove si fanno relazioni forti, belle e non familiari, questa società non ce l'ha, o sono pochissimi. Un partito dovrebbe assolvere anche a questa funzione. Certo. La vera battaglia la stanno perdendo, secondo me, perché le sezioni di partito sono i luoghi più squallidi della nostra società. Questo mi dispiace, lo dico perché quelli che ho incontrato erano così. Mi piacerebbe che la rivoluzione cominciasse da lì. Vabbè, ma perché quella... cioè, io vorrei cambiare, però cioè, ho fatto questa parentesi antropologica per focalizzare. Tu hai fatto una notazione fondamentale, poi magari dopo mi riaccaggio, ti lascio finire. No, perché noi, cioè, le persone che hanno parlato fino adesso sono quelle là, un po' come dire, geneticamente. Mi sono avvicinato perché ero curioso, erano belle, si facevano cose belle, si diventava amici. Poi un giorno mi hanno detto: ti vuoi candidare? E io ho risposto: sì, ma non si è mai voluto. Ma è la verità, tutti è la verità, ma io tutti cioè, quelli che hanno parlato. Ma scusami, ti ad esempio. No, adesso che si è così. Ma infatti, ma io ho la stessa cosa, meno per quando forse passato. Ci eravamo insieme, io e lei alle regionali nel 2010, ero un bambino. Cioè, io nel 2010 ero appena uscito dall'università, ero stato fuori perché ho studiato a Milano, però ero davvero un bambino. E mi sentivo perso, cioè pensavo, ma anche Gana devo andare a fare il consigliere regionale, che gli dico a questi? Però già non venire capito, no, perché devo poi più le avevo, già non ce l'avevo, già non ce l'avevo. Lui ha lanciato secondo me un tema fondamentale. Citandosi un pochino, ha tirato fuori una parola importante, ha tirato fuori un aspetto antropologico della comunità e dei cittadini. Secondo me lui ha detto una cosa molto importante, e il passo avanti è questo, poiché si chiama il Movimento 5 Stelle o che in futuro si chiamerà diversamente, però per adesso noi parliamo di questo. Se noi ci raccontiamo e soprattutto se andiamo a studiare un pochino che cosa siamo stati, noi siamo stati e siamo dei sudditi da millenni, e in quanto sudditi, almeno fino al 1861 eravamo sudditi di un sovrano napoletano che era uguale fino in Sicilia, poi siamo stati sudditi di uno straniero, siamo stati sudditi. In questa sudditanza di millenni ci hanno abituati e forgiati a chiedere. Allora il potere era lì, da questa enorme tavola imbandita cadevano delle briciole, facemmo carino poche briciole, a così mangiamo pure noi, non fa niente. Scusate, io mi esprimo molto spesso in napoletano, sono stata anche rimproverata, cioè, è la nostra lingua, ci sono delle cose che sono in napoletano, e allora noi ci hanno abituati a dire
se è andato bene, non è andato bene, ma è finito. Basta. Allora, basta dare voti a uno che magari si mette pure un distintivo Movimento 5 Stelle, attenzione, si mette pure un distintivo Movimento 5 Stelle, e poi che cosa fa? Mandami là che faccia arrivare qualcosa pure il cazzo. Basta, è finito, non va bene, non lo voglio, non voglio niente, voglio morire di fame, però non... che sul territorio i cittadini chiedono, vanno a rompere le scatole in continuazione alle istituzioni. Non importa, ci entriamo, non ci entriamo, perché se poi ci dobbiamo entrare con il piede sbagliato, non ci entriamo, lasciamo stare, ma sul territorio, in ogni vicolo, in ogni piazzetta, noi siamo lì con il gazebo, con il banchetto, noi siamo lì a raccontare l'informazione, noi siamo lì a dire non vogliamo elemosine, non do rombo voto, non voglio elemosine, io voglio riappropriarmi di ciò che è mio e lo faccio io. Se ragioniamo così, il passaggio antropologico sarà lungo, lunghissimo, ma ci arriviamo. Ma se noi non teniamo in mente questa modifica, che nell'evoluzione, Homo sapiens sapiens, noi ci muoviamo sapiens, sapiens 5 stelle, oh, sei, a un milione di anni o forse domani sarà non una classe politica, saranno i cittadini che non voteranno mai più Renzi o non voteranno mai più in qualunque pentastellare che si ha messo un distintivo e non ha capito niente, no, loro saranno i votanti di se stessi, è chiaro, cioè non dobbiamo più delegare, ci vuole del tempo, però la modifica è già così, certo. C'è una cosa, un pentastellare che si mette pure cose e ci arriva pure là, però c'ha tutti gli altri intorno, cioè, però alla fine lo mandano via, cioè noi abbiamo gli anticorpi, cioè io questo voglio dire, e io penso che questa forza noi ce la dobbiamo rivendicare, nel senso che se noi siamo una comunità e ci siamo riconosciuti, abbiamo dei valori condivisi, se ti sfugge, perché può sfuggire, no? Che con strategie, con dinamico, che si mette e ci arriva, ma alla fine si nota per come lavora, per quello che fa, e quindi non regge, perché poi la comunità intorno, mentre a Renzi non lo mandano, perché sono tutti tali e quali.